Signora Liberi.tv, lei è favorevole alla legalizzazione dell'eutanasia? Sì. E come mai? Tanto adesso. Come mai è favorevole? Come mai? Ci vuole dare una definizione della ragione che l'ha spinta a firmare? Un argomento spinosissimo, però penso che sia un diritto anche quello alla morte, se, come diciamo, Tanelli c'è un diritto alla vita. Va bene, la ringrazio, buona giornata. Salve, buongiorno. Sorella, per caso lei è favorevole alla legalizzazione dell'eutanasia in Italia? No? Grazie. Signora, non è favorevole? Ce la toglie, ci dice, ci dice il motivo per cui non è favorevole? No. Perché? 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 Perché no? Per una questione religiosa? Perché tu ammazzi una persona. No, 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 no. Perché tu ammazzi una persona. No, non ammazziamo nessuno. No. Sì. Liberi.tv, lei è favorevole alla legalizzazione dell'eutanasia in Italia? Sì. Pensa che ci sia appunto il bisogno di poter scegliere come vivere e quindi anche come morire? Certo, anche come morire. Pensa che legalizzare anche il testamento biologico sia una scelta valida in un paese che spesso dimentica i bisogni del malato? Sì, è vero. Lei abita a Roma, sì. Si è mai trovato ad avere a che fare con persone che magari hanno anche chiesto, in seguito a una malattia, di porre fine alle proprie sofferenze? Sì, c'è stato. Io ho avuto un caso mio in famiglia, che è morta mia moglie di un male brutto, e se la vedevo soffrire era triste per tutta la famiglia. Certo. La ringrazio, buona giornata. Mina Liberi TV, oggi è il 22 marzo 2013, tra l'altro c'è anche in corso il Comitato dei Radicali Italiani e noi siamo qui per documentare il volantinaggio che sta avvenendo per la proposta di legge di iniziativa popolare che renderebbe legale l'eutanasia nonché il testamento biologico. Ci vuoi parlare un po' di questa iniziativa? Sì, è una cosa molto molto importante, praticamente finalmente riusciamo a ripresentare una proposta di legge proprio sul rifiuto delle terapie, per il rifiuto delle terapie e anche l'eutanasia legale per i casi veramente particolarissimi e in gravi difficoltà delle persone per una scelta che altrimenti dovrebbero fare andando all'estero. E questo sarebbe... Quindi firmare questa proposta di legge per le persone è assolutamente una cosa di grande civiltà, anche se ci sono delle persone che non sono d'accordo con l'atto eutanasico, però dare la possibilità di questa libera scelta e propria scelta di poterla fare in Italia e poi nella propria casa, nella famiglia, in serenità, io credo che è assolutamente da sottolineare, da appoggiare e non solo da promuovere, e spero che le file qui al tavolo non si interrompano. Mina, questa battaglia, la battaglia dell'eutanasia legale, come quella in passato affrontata dai radicali del divorzio e dell'aborto, sono scelte, non imposizioni. Questo le persone pensi che lo capiscano quando li avvicinate al tavolo per firmare? Ma qualcuno è ancora molto, molto chiuso verso queste cose, probabilmente anche perché nella vita non avevano dovuto scegliere né per fare un divorzio né per aver avuto la terribile scelta anche di un aborto. Le persone che hanno avuto già delle difficoltà a accompagnare delle persone in difficoltà anche estreme di vita, quelle sanno che cosa significano e molti firmano ben volentieri. Ma credo che la maggior parte degli italiani sia veramente d'accordo, specialmente sul testamento biologico, e poi sull'eutanasia legale credo che, anche se hanno una certa chiusura per se stessi, ma penso che insomma, la maggior parte sia favorevole che questo atto di eutanasia non debba essere punito da parte della giustizia sul medico. Ecco, quindi io spero veramente che gli italiani firmino, e firmino veramente tanti, non soltanto 50.000. Mina, fino a quando c'è tempo per raccogliere le firme, e chi volesse decidere di firmare come può fare? Allora,
per sapere dove andare a firmare nel proprio luogo, nel proprio comune. Per adesso abbiamo i tavoli, ma poi da aprile credo che in ogni comune saranno attivi dei moduli, in qualche sportello o dell'anagrafe o all'URP, cioè allo sportello per l'accessibilità delle persone, e dove le persone possono firmare. Poi per vedere dove sono i tavoli vanno semplicemente su www.eutanasielegale.it e vanno sulla parola tavoli e vedono tutti i tavoli che sono aperti e tutti i comuni dove si può già firmare. Fino a settembre, vero? Fino a settembre, 14 settembre penso che sia l'ultimo giorno. Ringraziamo Mina Welby, le auguriamo un buon lavoro e una buona raccolta firme da Liberi.tv e buona giornata ancora Mina da parte nostra, grazie. Grazie a voi, grazie. Andate a firmare, mi raccomando.